Basta con l'abbandono selvaggio ed indiscriminato dei rifiuti. Quella che poteva sembrare una minaccia fine a se stessa per scoraggiare i maleducati diventa realtà, con l'installazione delle telecamere in alcuni siti dove sono posizionati i cassonetti per conferire rifiuti. Secondo l'amministratore unico dell'SM Francesco Rosettini, l'occhio della telecamera sarà un utile strumento per scovare chi non rispetta la legge. Nel dopo terremoto, infatti, si è registrato un aumento degli abbandoni selvaggi dovuti molto spesso allo svuotamento delle case per le ristrutturazioni. Prima del sisma, basta guardare i dati, si producevano infatti 280 tonnellate di rifiuti. Ora si arriva sino a 2000 tonnellate. Da settembre poi gli uomini dell'SM saranno operativi e potranno anche fare le multe, di ausilio dunque alla Polizia Municipale, in tal modo da rendere i controlli più capillari. Saranno aperti anche i sacchi lasciati nei cassonetti, saranno inviate ai cittadini buste di immondizia con codice a barre, che poi saranno aperti a campione. Per quanto riguarda invece i lavoratori, il Comune dell'Aquila sta predisponendo la delibera che autorizzerà il personale interinale chiesto dall'SM. Si tratta di 8 unità da impiegare per il trattamento delle macerie. La questione aveva scatenato molte polemiche politiche. Gli 8 però non graveranno sul contratto di servizio, ma rientrano nel piano economico dello smaltimento delle macerie, ha spiegato l'amministratore Rosettini. I 20 saranno compresi nel contratto di servizio, facendo delle economie e senza alcun onere aggiuntivo. Il personale si è reso necessario per l'SM, che ha avuto picchi di richieste di ferie, secondo quanto spiega Rosettini, in contemporanea di 34 dipendenti. Le ferie sono sacrosante e così si è dovuto ovviare con questa delibera. Saldi partiti ufficialmente il 2 luglio in Abruzzo e nel resto d'Italia, fatta eccezione per la Sicilia che ha iniziato il primo del mese. Una partenza un po' in sordina, però, secondo i dati diffusi da Confcommercio, anche se alcuni commercianti sono abbastanza soddisfatti di questo avvio dopo una stagione definita a dir poco disastrosa. Come sta andando questo avvio di saldi? L'avvio dei saldi sta andando decisamente bene. In quanto la stagione è andata malissimo, dovuta sia alla crisi economica e soprattutto in questa stagione al tempo che non ci è stato a favore, sicuramente. I saldi andranno a dare ossigeno soprattutto a chi vende abbigliamento, settore penalizzato fortemente dalla crisi. In provincia dell'Aquila, infatti, anche quest'anno il saldo è negativo, anche perché i piccoli negozi continuano a pagare cara la concorrenza dei grandi centri commerciali. La piaga vera, soprattutto all'Aquila, è rappresentata ancora una volta dagli affitti, troppo cari. E centro storico inaccessibile, anche i locali in periferia hanno raggiunto a volte prezzi stratosferici. Gli unici settori che continuano a tirare sono alimentari, giocattoli e tecnologia. Sul resto le persone tendono a risparmiare sempre di più, magari aspettando l'offerta proprio ai saldi. La gente preferisce sempre acquistare con i saldi. Che tipo di sconti fate voi? Beh, chiaramente la scontistica è varia, partiamo comunque da un minimo di 20% per arrivare a un massimo del 50% di sconto sulle proprio le fine serie di magazzino. La gente va sull'estivo oppure c'è chi preferisce comprare anche l'invernale, le rimanenze che vi sono rimaste in magazzino? Assolutamente tutti sull'estivo. Si compra il necessario e si compra al momento quello che serve. Quindi la crisi c'è, si sente? Si sente, a che ci vogliono far credere c'è ed è evidente. Vengo con lo spirito, altrimenti non sarei mai venuto, vengo con lo spirito come se ricominciassi una nuova vita, perché dopo 9 anni che mi ero detto di restare nel circondario della Toscana, ho ripreso a girare e lo faccio con grandissimo entusiasmo e grandissima voglia, perché conoscevo qua il direttore sportivo che è Alessandro Battisti, che è stato un mio ex giocatore, che ha i miei stessi valori, i miei stessi principi, la mia stessa visione del calcio e della vita. Quindi quindi ho accettato di venire a visionare inizialmente, ho trovato una società che mi ha impressionato, uno stadio, mi hanno fatto visitare lo stadio nuovo dove andremo a giocare, che è senza barriere, che è una cosa spettacolare, perché credo che dovrebbe essere obbligatorio in Italia avere tutti i stadi senza barriere. Quindi sono 3 cose che mi hanno spinto. In più l'Aquila ha un fascino particolare per il fatto
ho letto la sua storia, le sue cose, è una città che è stata martoriata e quindi è in un periodo di crescita e di ricostruzione, mi sembrava la persona giusta per ricostruire. Non ho ambizioni di carriera alla mia età né di arricchirmi con il calcio, mi piacciono le cose passionali e mi sono buttato dentro con l'entusiasmo che magari non avevo da tempo, soprattutto in visione di una ricostruzione che comincia da oggi. E io credo sempre che il calcio, al di là che è uno sport, è comunque un aggregatore sociale, e quindi una squadra deve comunque per forza rispecchiare la mentalità del luogo dove sta, quindi siccome qua anche nella storia millenaria del centenaria dell'agro ci sono successi molti fatti spiacevoli, il treno con i tifosi morti, i quattro tifosi morti prima di Sulmona, e quindi il rispetto assoluto per certi valori e per certe cose, e quindi devono essere giocatori determinati, orgogliosi, che abbiano del senso dell'appartenenza a questa terra e soprattutto ai colori che essa rappresenta, la componente fondamentale. Il campionato di Serie D purtroppo è un campionato molto particolare dove le formazioni non le fanno i meriti, ma bisogna guardare prima le carte d'identità. E quindi è una regola questa che c'è, quindi bisogna accettarla, però comporta comunque un lavoro di base, perché su 11, 4 sono ragazzini che non hanno mai avuto esperienze, e se poi pensiamo che questi ragazzini ci sono posti dove possono giocare tranquillamente perché magari non hanno obiettivi, ma in una città come l'Aquila non possono non esserci obiettivi, quindi le responsabilità saranno ancora maggiori. Quindi dobbiamo proprio per questo cercare di assemblare giocatori, i più anziani parlo, capaci anche di essere da chiocce e di avere i comportamenti giusti per far sì che tutti gli altri crescono. Se parliamo di 4 in campo, nella rosa ci saranno 10-12 e quindi sono il 50%, quindi devono essere non solo gli allenatori e la società a far crescere, e i tifosi a far crescere i ragazzini, ma devono essere soprattutto i compagni più grandi, e quindi servono comunque, come ho detto prima, che grandi giocatori, grandi uomini.